stabile. Bisogna fare molta attenzione perché la situazione è peggiorata dall'ultima volta. Sì. L'acqua della pioggia non aiuta perché filtra e sgretola le strutture e più c'è il pericolo di trovare qualcuno. Sì. Facciamo attenzione. Sembra che non siamo soli, quindi stiamo cercando di capire un attimo. La colonia di Rovegno è un'ex colonia estiva situata nel comune di Rovegno, progettata e realizzata dall'ingegnere Camillo Nardi Greco tra il 1933 e il 1934 nell'Alta Val Trebbia, in provincia di Genova. Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, grazie al relativo isolamento di cui gode, la colonia fu occupata da partigiani che la utilizzarono come sede da comando della sesta zona Liguria. Per la sua capienza, venne anche adibita dagli stessi a campo di prigionia per militari tedeschi appartenenti alle forze armate della Repubblica Sociale Italiana e civili sospettati di essere fascisti. Sopra chi, no? Sui lati parte alto, ma fino in fondo è così, come se andasse nella stanza a fianco. Vado a prendere c'è tutto un intercapelli. Lì c'è qualcosa. È una cella. Dai. No, c'è la frigo. C'è la frigo qui. Tipo una cella frigo. Purtroppo questa struttura, come tutte le strutture abbandonate, vengono prese d'assalto da barboni, comunque senza tetto, e nel migliore dei casi. Questa struttura negli anni 90 è stata utilizzata come osservatorio astronomico, infatti c'è un grande terrazzo, come avevamo già fatto vedere, dove lì si appostavano per appunto guardare con i telescopi pianeti, stelle. E appunto sì, c'è un impianto che infatti è abbastanza recente, che risale circa agli anni 90. È stato usato per circa, se non ricordo male, una decina d'anni per questo scopo. Dal dicembre del 1944 al 30 aprile del 1945 la colonia divenne teatro di tragici eventi. Un numero impreciso di prigionieri furono fucilati e gettati in più fosse comuni nei boschi limitrofi. Dove solo 129 corpi sono stati riconosciuti, più di 600 morti non hanno nome e degna sepoltura. I corpi venivano sepolti in svariate fosse, sparse per i boschi attorno alla colonia. Le esecuzioni continuarono fino al termine dell'ostilità. Non ci fa freddo. Nulla che dice che parli dell'uso
sentito, ogni tanto qua si sente parlare, oppure siamo talmente suggestionati che ci facciamo prendere subito. Vedete, qua ci sono disegni satanici praticamente, dove fanno una croce rovesciata, il numero del diavolo 666. Dall'altra parte possiamo vedere una sorta di tavola Ouija, le lettere, i numeri, sì, no, forse, dove viene usata per comunicare con presunte entità. Insomma. Dicevo che c'è anche un filo per attaccare una lampadina, quindi è abbastanza recente. Ah! E il ceramico.